c'è da 30 anni, minatore delle zolfare di Scodia, con incedere grave dal porticato s'appresta verso la carretta dello Zuiano per acquistare della carne. Richiamandone l'attenzione lo ossequia. Meglio di qualcosa, Zena. Salutato, Michele. Meravigliato nel vederlo arrivare a quell'ora inconsueta per un minatore, soggiunge. Che fu, figlio mio? Che ci fai tu da questo presto? Successe cosa? No, niente. In quelle presto non te lo siete che ci vuoi portare, la mia sozza a tutte le femmine da carne. Tanto te la zinca. Quella falsa decisione da vincere, che non si muoce la mai di cose buone. Fai bene, figlio mio, a pensarla. Solo viene la santa cristiana. Ora, ti do una lettuccina per scagare. Stai già a me. Grazie, Zoiano. Grazie. Ti aspetto come un padre. E poi mi scusate. Lo saggio. Ma ora parliamo di te. Come ti senti, Michele? Ci sento, dottore. Sì. Sì. E dunque, che ti disse? Che ci non può dire? Picca, ma resta Zoiano. Forse una settimana. Forse il mondo. E cosa sape? Grande Dio, ci posso credere? Sì, certo che c'è da credere. Ma io manco la patata. Che malo destino fu chi tu topi, figlio mio. Malo destino fu chi tu mio. Malo destino. Mentre affetta la carne più buona, riservata solo ai migliori clienti, il suo sguardo si volge su quell'uomo, ormai sfinito, e non riesce a trattenere la commozione. Tene, Michele, portaci sta per la carne a tua madre e falla ricettare. Grazie, Zoya. Possiamo dire ciò che c'è da... Senza offesa, considera sta carne un mio presente, un gesto semplice di un amico, e non lo fare sappiare. Pigliatilla e battetela tua madre. Zoya. Niente, figlio mio, lo Signore ti benedice. Michele accetta con amore quel segno d'amicizia, porta al cuore il pacchetto con quel ben di Dio e lo custodisce delicatamente, fin tanto che non lo avrà consegnato. Tra i miseri alloggi del vicolo Sacramento, uno umido e in rovina, è abitato da Maria Caccetta, una povera vecchietta malata. È la madre di Michele. Questi giunge da lei inaspettatamente. Nelle mani il sacchettino di carne ricevuta in dono dallo Zuiano. Non ha sentito sopraggiungere i passi del figliuolo, ma quando questi la chiama, ne riconosce subito la voce e il suo cuore sussulta. Madre, possiede necessità da cure di mangiare cose sostanziose e quella vita è mia la pensione che piglia. Non agiremo. Ora, ci potrei sapere la zinca. Porgendole il sacchetto come se fosse un bene preziosissimo. Sa mangiarsi mangiare tutta, se non vuole chiamarsi una volta prima ancora di la sua donna. Le madri siciliane, come del resto tutte le madri del mondo, nessun pensiero hanno per se stesse quando i figli sono presi di debolezza, quando sanno che il loro stomaco è vuoto, benché il cuore soverchi d'amore. Vedi, figlio mio, più carne non ne voglio. Ma se facete quella cura cavolo, che sangue che fa? E poi vedete come vi sentite più meglio. La madre posa la carne sul tavolo, apprestandosi a dire l'amorosa bugia. Ma no, scansatevi. I rissi di carne non ne voglio. Io già mangiai tu perché ne vado tanto. Mangiavo, a sola. Mangiai prima di dover recare, ci credi? Non posso. Ascolta, zocco di lì. Non fosse peccato il resto per gli agami. Bene, cane, la vecchia faceva. Assieme. Sollecita come solo una madre sa essere, lo trascina dolcemente a sé e lo fa sedere. Se tu non hai demora, metto sopra la sua mamma e te la rosta via sta per gli agami. Che bene te fa. Te la posso cuocere, a Rino e non mi di Sicilia. Che ne dici a madre? A me. Mormora incredulo Michele. E si sarà dubbio. Non se la dà, mette la sedia, presto. Non devo muovere di calma, giusto? Ma che dici, ma tutta questa gara solo che possiede. Ehi, devi fare la questione. E non ti si ferniciare manco tu. Ma le che
Che c'è tanto che non saccio che sta facendo tutto per farmi la mangiare a me e sapere la carne. Ma c'è sta scherzo non so fare. Io vedo che dico questa carne il più possibile. Per lo sapere. Ma che scherzo è scherzo, figlio mio? Se ti dico che non hai fame, se non c'è paura non hai. Ah, ora state bene per però. Hai riposo. Hai riposo con la bicchietta, hai un drone quando porto tutta l'acqua. Il rispetto di Michele cede dinanzi all'ardita donna. Non va bene, Marge. Vince sempre possia. Aspetta il gioco, pari mia. Capi servo subito. Grazie, Marge. È sempre come possia comanda. Torno subito. Ciao, dove com'è? Animata, la madre si ritira velocemente in cucina, mentre Michele, spossato, china la testa sul tavolo e attende. Si ricompone in fretta, lo dire ai passi della donna che ritorna richiamandolo festosa. Figlio! Caso mio! Madre, dove sto facendo? E che scelto! Avanta, avanta, mangio la mangio di sta bella carmina ora, ora non so come più sa la mangio da Sicilia. Grazie, madre, ma mi sa sempre a carmicina mia. Ma se no che non mi vada. Si siede premurosa accanto a lui. Caso mia madre, non te passo solo figlio mio. Michele la guarda e si commuove. Madre. Che c'è figlio? Se tu vuoi che non mangio questa bella carne, se non auguro, non assaggiare insieme a me. Ma no, che non è necessario. Però non la bicchietta di più non voglio. Va bene, l'assaggio sta in casa voluta. Basta che da rezzetto lo vuoi e mangi. No, ma se, una forchetta da possiera, però io stico fuori che mangio. Ma va bene che essere. E va bene, basta, vieni qua figlio mio. Una giorno. Fateci avere di domaggio, ma chi sarei fredda sta bella carne? Taglia la carne a piccoli pezzi e mentre ne dà al figlio ritrova il gesto antico di quando lo imboccava da bambino. E una. Tu grammi il dito. È solo forchettata, basta. Ora possiamo mangiare. A noi come se fuori mi davai. Va bene, tocca mia. Ma non mi ricasco, ma giusto. E chi sei chi è forchettata? Non mi scrivai come mi ricasco. No, ma che ti pare che hai avuto la mia carta che mi do? Poi, sei faccio. Michele non ha il tempo di inghiottire ed è già la madre lo imbocca di nuovo. Ma sta mangiando proprio giù. C'è freddo di rame perché ci sto a mangiare. Sostanza te fa. L'amore della madre profuso in quei gesti semplici gli avvampa l'anima. Solo questo santo amore mi fa sostanza, Marcia. Baciandole la mano si commuove. Solo questo santo amore mi fa sostanza, Marcia. Che Dio la benedisce. E ti amo la più benedizione di vita mia. Sciato di larma. Gli accarezza il volto smagrito e piange singhiozzando. Che avete, Marcia? Venga, Marcia. Mi commuovo per te, figlio mio. Perché ti voglio bene. Tu non sai quanto. Cosa faccio, Marcia? Guarda Dio, Marcia. E all'improvviso gli cede il cuore. Appena il tempo di discendere dolcemente la testa nelle mani della madre. Michele! La donna trasale vicino al figlio morto. Lo accarezza, lo scuote, lo bacia. Oppone alla imperturbabilità della morte, come già fece un tempo quando gli diede la vita il calore dell'amore. Nessun segnale però le viene dal volto di Michele e le si avvampano gli occhi di sangue, restando svanita. Nel silenzio di quella voragine, senza che alcuno la consoli, come accade sovente ai poveri, Maria sottostà all'ultimo straziante distacco. Anche per il nostro scrittore che riesce in questo modo a descrivere i sentimenti.
è davvero commovente, e un amore, come dire, difficilmente descrivibile, ma intensissimo, forte, però tra la madre e il figlio, e chiaramente la conclusione ci lascia impietriti. È veramente un momento, avete visto, diverso dagli altri, quelli precedenti, ma estremamente intenso di sentimento. Grazie Alessio per averci donato.